Ciao a tutti, io sono Alex, per chi non mi conosce, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti al mio secondo episodio sulla serie documentaristica della materia oscura. In questo episodio vi vado a parlare la scoperta della materia oscura. Vi lascio al mio video, poi ci vediamo al termine con le conclusioni. Buona visione, ciao! La scoperta della materia oscura. Il primo indizio comprovante l'esistenza della materia oscura fu ottenuto grazie a un metodo già utilizzato da Newton per determinare la massa della Terra e del Sole. Si tratta di un magnifico esempio della miglior scienza, nonché della più affascinante. La Terra ha una massa di circa 6 per 10 alla 24 kg, 6 quadrilioni di chilogrammi, un 6 seguito da 24 zeri. Ciò è noto da più di 200 anni. Ma com'è stato possibile venirne a conoscenza? Certamente non si poteva porre la Terra sul piatto di una bilancia e non si rivelava possibile stimare la densità media della Terra moltiplicandola poi per il suo volume e dedurre quindi la massa. Sebbene le dimensioni della Terra fossero abbastanza note già ai tempi del greco Eratostene, nel secondo secolo avanti Cristo, non si sapeva ancora nulla sulla sua densità, eccetto per quello che concerne la crosta terrestre, che rappresenta una minima parte del volume totale del pianeta. Oggi conosciamo bene l'interno della Terra e possiamo fare una stima corretta della sua densità media. Ma secoli fa il suo interno misterioso era pressoché sconosciuto. Vi era addirittura chi la considerava interamente vuota ed era pertanto impossibile fare una supposizione sensata in merito alla sua densità. Com'è stato possibile determinare la massa del nostro pianeta? Il metodo che ci ha permesso di farlo lo dobbiamo allo straordinario ingegno di Isaac Newton e vale la pena ricordarlo. La famosa legge di gravitazione universale, definita da Newton nel 1665 circa, afferma che due corpi qualunque si attraggono con una forza proporzionale al prodotto delle loro masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa. In altre parole, per calcolare tale forza non dobbiamo fare altro che moltiplicare le due masse, dividere per il quadrato della distanza che le separa e infine moltiplicare questo risultato per una costante di proporzionalità, la cosiddetta costante di Newton, che si è soliti indicare con la lettera G. È importante ricordare che G è una costante universale, è sempre la stessa, in qualunque luogo dello spazio e qualsiasi siano i corpi che si attraggono. Se ci fermiamo a riflettere, possiamo osservare come la legge di gravitazione universale sia strettamente misteriosa. Per quale strana ragione i due corpi si attraggono? E perché lo fanno con quella precisa intensità? Come fa un corpo a sapere della presenza di un altro, anche a grandi distanze? E com'è possibile che si verifichi questa attrazione? È possibile che i corpi siano in grado di scambiarsi segnali? Tutte queste domande non ebbero risposta all'epoca di Newton. Più avanti commuteremo la prospettiva moderna a riguardo. Consideriamo ora l'effetto che produce la forza gravitazionale sui corpi che la subiscono. La seconda legge della meccanica, stabilita anch'essa da Newton negli stessi anni, sostiene che l'effetto di una forza su un corpo è la produzione di un'accelerazione. Numericamente, tale accelerazione è pari alla forza esercitata sul corpo stesso e divisa per la sua massa. Dato che la forza gravitazionale è proporzionale alla massa dell'oggetto, se la dividiamo per quest'ultima, possiamo osservare come l'accelerazione prodotta sia indipendente dalla massa dell'oggetto sottoposto ad accelerazione. Ad esempio, la Terra produce la stessa accelerazione su due corpi posti a uguale distanza, anche se uno è la Luna e l'altro una comune pietra. Questa legge può essere applicata agli oggetti comuni che si trovano vicini alla superficie terrestre e che cadono attratti dalla Terra. Per ognuno di essi la massa che li attrae è la stessa, così come approssimativamente la distanza che li separa, dato che coincide col raggio terrestre, circa 6.370 km. Pertanto l'accelerazione che subiscono gli oggetti deve essere la stessa. In effetti, vicino alla superficie terrestre, tutti gli oggetti, indipendentemente dalla loro massa, cadono con la stessa accelerazione. Tale fenomeno era stato già osservato da Galileo,
mezzo secolo prima di Newton, e già allora a livello sperimentale era noto che tale accelerazione fosse uguale a 9,8 metri secondi al quadrato. Possiamo notare che il valore di questa accelerazione dipende unicamente dalla massa della Terra, dal raggio terrestre e della costante di proporzionalità g. Il raggio terrestre era già noto all'epoca di Newton e grazie a ciò egli riuscì a dedurre quale dovesse essere il valore di g moltiplicato per la massa della Terra, affinché l'accelerazione della gravità sulla sua superficie coincidesse col valore sperimentale. Per trovare m, tuttavia, Newton aveva bisogno di conoscere il valore della costante proporzionalità g, all'epoca ancora sconosciuta. Per tale ragione dovette accontentarsi di calcolare il valore del prodotto di g per la massa del nostro pianeta, ma non il valore singolo di entrambi. Nonostante, lo stesso Newton propose un metodo per determinare g, misurare la forza gravitazionale che esercitano due pesanti sfere metalliche poste a poca distanza tra loro. Tale forza viene determinata dalla legge di gravitazione universale. Poiché nell'esperimento proposto sono note le masse e la distanza che le separa, misurando la forza prodotta possiamo dedurre il valore della costante di proporzionalità g. La prima persona che riuscì in tale intento, utilizzando due sfere di piombo, fu Henry Cavendish nel 1798, più di un secolo dopo la teoria di Newton. Una volta scoperto il valore di g, Cavendish poté determinare la massa della Terra, ovvero 6 per 10 alla 24 kg. Si osserva, per inciso, che la densità media della Terra risulta essere circa 5,5 volte la densità dell'acqua. Eccomi qua a schermo per le conclusioni del mio secondo episodio sul documentario della materia oscura. Allora, cosa ne pensate del video che vi ho portato, come si calcola il peso di un pianeta o di un sole e tante altre informazioni che vi ho portato in questo video? Dai, fatemelo sapere nei commenti se per caso ho detto qualche imprecisazione o non sono stato chiaro in qualche punto. Fatemelo sapere nei commenti che vi rispondo ben volentieri. Io adesso vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo con l'episodio 3 del documentario sulla materia oscura, le orbite planetarie. Ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 17. Mi raccomando, se ti piace questa serie di documentari sulla materia oscura, iscriviti al mio canale, lascia un bel like e lascia un bel commento. Io, come al solito, adesso ti lascio i miei titoli di coda, dove troverai altre proposte di video presenti sul mio canale. Ciao e a mercoledì prossimo!